Come sapete, nella nostra rubrica Focus affrontiamo anche dei temi come per esempio le pene e le torture più gravi che il diritto e la società ha potuto partorire nel corso della storia. Oggi parliamo di iniezione letale. L'iniezione letale è diventata un metodo di esecuzione capitale relativamente recente, introdotto per la prima volta negli Stati Uniti alla fine del XX secolo. Questa tecnica è stata sviluppata nell'intento di trovare un modo di esecuzione che fosse considerato più umano rispetto ai metodi precedenti, come per esempio sedia elettrica, impiccagione o camera a gas. La storia dell'iniezione letale inizia negli anni 70, quando il medico e patologo forense statunitense J. Chapman propose un protocollo per un'esecuzione, appunto, più umana, che implicava l'uso di farmaci. L'idea era di causare la morte attraverso un cocktail di sostanze chimiche in grado di indurre incoscienza, paralisi e infine arresto cardiaco, in modo relativamente indolore per il condannato. Il primo stato americano ad adottare l'iniezione letale come metodo di esecuzione fu l'Oklahoma nel 1977, seguito poi dal Texas nel 1982. Charles Brooks Jr. fu il primo detenuto a essere giustiziato tramite iniezione letale il 7 dicembre 1982 in Texas. Il protocollo originale dell'iniezione letale prevedeva l'uso di tre sostanze: un barbiturico per indurre l'incoscienza, un agente paralizzante per fermare la respirazione e infine cloruro di potassio per arrestare definitivamente il cuore. Negli anni la disponibilità e l'accettazione etica di queste sostanze sono molto cambiate, portando ad adattamenti e variazioni dei protocolli utilizzati dai diversi stati. La controversia etica e legale riguardo all'iniezione letale è cresciuta poi nel tempo, con dibattiti sull'effettiva indolenza del metodo e sui diritti dei detenuti. Problemi legati all'acquisizione dei farmaci causati dal rifiuto dei produttori di fornirli per scopi capitali hanno poi portato a carenze e alla ricerca di alternative, talvolta meno testate o con effetti collaterali assolutamente discutibili. Nonostante sia considerata da molti come la forma più civile di esecuzione capitale, l'iniezione letale rimane un argomento di forte dibattito etico, legale e medico, con continue sfide giuridiche che mettono in discussione la sua umanità e soprattutto l'adeguatezza dei protocolli farmacologici impiegati. Al prossimo focus.